Vai. Siamo con Michael, che è membro del CII, della Quarta Internazionale, fa parte dello Stato spagnolo, fa parte anche di Anticapitalista, che è l'organizzazione della Quarta all'interno dei Paesi Baschi. Allora, iniziamo prima con una domanda: quali sono i principali attacchi anche delle politiche di austerità contro i lavoratori in questo momento? Bueno, en estos momentos lo que está haciendo el gobierno Quello de che sta Mariano facendo Rajoy, ora il governo di Pepe, Mariano Rajoy, es del Partito hacer Popolare, la è di aplicación proseguire de con i avanzar tagli más della en los spesa pubblica recortes que iniziati ya han 2 anni fa, perché iniciado gli chiedono hace ulteriori 2 años. tagli. Ahora lo que está haciendo es profundizar porque le piden aún mayores recortes. Un aumento, un aumento de la edad de jubilación, L'aumento dell'età recortes pensionabile, taglio a al los pubblico funcionarios, impiego, lo que ha tagli supuesto alla sanità, recortes en la sanidad, all'istruzione e en la insomma tagli enseñanza y su tutta recortes l'economia en toda la spagnola. política presupuestaria. Como en el Estado español había In una Spagna c'è stata una situación bolla de immobiliare burbuja selvaggia, in particolare nella zona urbanística del salvaje, Mediterraneo. habían urbanizado toda la parte del Mediterráneo, bueno, de una manera salvaje y con toda la recuperación de la banca, E il de lo que denaro era che la hanno dato banca, alle banche lo que per hacen es salvarle lo hanno recortar tolto dai servizi impositivamente pubblici. todos los servicios públicos. Y lo que se ha generado es una situación de paro que Si è supera el generato così una 4% disoccupazione altissima, del Brasil, superata in Europa el soltanto dalla Grecia, 5% circa en un Estados Unidos. 28% di Euskal disoccupati. Herria, Nei Paesi como no ha habido Baschi, tanta dove non c'è burbuja stata una forte inmobiliaria, bolla está viendo un immobiliare, solo poco adesso si percepisce la crisi resquicio. industriale. C'è un Ahora se está viendo 19-20% di crisis industrial. disoccupazione. Estamos ya en el 20, 19-20% de paro y sobre todo está afectando a E las siccome empresas. la crisi ha colpito Muchas le empresas imprese, lo stanno que facendo está proposte viendo di es riduzione del propuestas para salario. I mantener nuovi lavoratori los puestos de percepiscono trabajo, paghe di 700-800 reducciones salariales euro, e mentre incluso prima se i está lavoratori ne dando prendevano situaciones 1.200 euro donde al los mese. nuevos trabajadores que se incorporan a empresas jóvenes y tal, porque igual en algún momento les llaman a trabajar, llegan a 700, 800 euros cuando igual los anteriores estaban ganando 1.200. Es decir, se está notando una ofensiva muy grave a ese nivel. A los funcionarios, por ejemplo, Il governo, por con un decreto, el decreto, ha tolto la gobierno les quita la tredicesima paga de Navidad, ai dipendenti del pubblico entendiendo que impiego, esto era como una facendo especie capire che la de regalar tredicesima era una una parte del specie di salario. regalo Es e decir, non está parte habiendo del recortes de salario. todo tipo. Y cada vez más profundamente, es decir, no vemos dónde van a parar. Così ci sono tagli da tutte le parti, ogni volta E qual è il peggio, non dibattito vediamo la qui fine. rispetto all'interno della sinistra, rispetto all'Europa? Bueno, lo que ha aparecido me imagino que es un poco È successo parecido a come in otras Grecia. La partes. Spagna Es dipende dalla decir, politica es el economica della papel Troica. de dependencia absoluta de las políticas de la Troika. Es decir, no hay por parte de los estados unas políticas independientes, están Nessuno planteando Stato ha las una políticas politica que les economica manda la Troika indipendente. y por tanto la Applicano la integración politica europea imposta que dalla podía ser Troica. vendida en un momento como algo interesante. E quindi En este momento l'integrazione está europea non apareciendo que esiste. hay una Europa de segunda velocidad C'è que son un'Europa di serie B, los llamados PIGS, i famosi PIGS, Irlanda, Irlanda, Grecia, Grecia, Italia, Italia, Portugal, Portogallo. Non arriveranno no vamos a mai llegar al a donde livello les economico della gustaría que fueran y Germania. tal, y por tanto se está viendo una situación que Europa no está siendo buena. De todas maneras, el debate, por ejemplo, de si salir o no salir en el Ma il euro, no se discorso ha di dado todavía, uscire o según no dalla el zona análisis euro aprobado, en el non Estado è español no se preponderante ha in dado. Spagna. Sí hay un sentimiento È contrario a las differente políticas da que hay en come lo è Europa, in Grecia. pero C'è no hay una posición de salida de Europa, etc. un'ostilità En alle Euskal politiche Herria imposte no dall'Europa, ma va a non c'è una cambiar. volontà Sí di hay uscire un dalla tema comunità. diferente con respecto, y es la idea de no Europa de los Estados, sí Nei a la Paesi Europa Baschi c'è un de los discorso Estados, de las diverso, ciudadanías, de los non pueblos, all'Europa degli una idea Stati, ahí sì all'Europa fundamental dei que ya cittadini e sin dei Stato. popoli. Entonces, plantean la relación con Creare un Europa nuovo desde la modello di perspectiva de Europa. plantear un nuevo modelo de Europa. Eso, bueno, hay debates sobre un nuevo modelo de Europa, la Europa de los trabajadores, pero en estos Un momentos nuovo modello d'Europa, la l'Europa dei pelea está lavoratori. en el Ma tejado ora, del la futuro de lotta los è recortes, de rivolta a las políticas difenderci dai tagli e dall'attacco fatto da que parte del está en estos momentos governo, una situación muy che debilitada. in questo momento si trova in una La posizione offensiva piuttosto contra il tema delicata, dell'aborto, sia con il tema hai dell'aborto, visto las
che con la legge Bavaglio, che praticamente impedisce ogni manifestazione. I diritti democratici vengono calpestati. Stanno tentando di cancellare il modello democratico sorto nel 78. Il modello che surgiò nel 78 con la transizione democratica. Tiene a che vedere con la monarchia che si sta plantando. Anche il tema della monarchia oggi è posto in discussione. È tra il genero del re che è indagato per furto e lo stesso re che va a caccia. Rey cazando, hay una crítica, el tema de la monarquía ha aparecido, que antes no estaba encima del tablero, ahora ha aparecido, el tema del modelo de las autonomías. Anche il tema delle autonomie, oggi è al centro dello scacchiere politico spagnolo. I risentimenti separatisti che si sviluppano in Catalogna sono forti. Ci troviamo in un momento di crisi economica, sociale e politica, una crisi di tutto il modello di Stato. E in questa situazione come sono le posizioni della sinistra nazionalista, sia nei Paesi Baschi ma anche in Catalogna? In Catalogna si ha dato un processo, posso separare un poco perché sono differenti. Sono due processi diversi, li dobbiamo separare. In Catalogna il governo nazionalista, che è quello che più tagli alla spesa pubblica stava facendo in questo tempo, sia sulla sanità sia sull'insegnamento, la polarizzazione dei dibattiti, dei recortes che stava facendo il proprio governo, era il che più recortes stava facendo nel terreno di insegnanza, sanità, in quei momenti, lancia l'idea di che. Incolpa al governo centrale spagnolo del mancato rispetto dei patti economici stipulati. Era parecido al modello di Euskadi con rispetto al Stato spagnolo e plantea il tema di che van a hacer un referendum de Cataluña por eso genera un processo dentro Cataluña. Crea così un forte risentimento separatista da parte della popolazione. Un poco, ¿no? España nos arruina, ¿no? Como si los trabajadores del Estado español también les arruinasen. Bueno, pues en esta sensación el sentimiento nacionalista se dispara y en estos momentos hay un movimiento. El movimiento independentista catalán hoy es fortísimo, circa el 52% a favor. Porque además, más que con el apoyo de. Mas, il governo della Catalogna, con l'appoggio della sinistra repubblicana della Catalogna e diciamo anche con l'insieme delle forze politiche, portano avanti il tema del referendum sul separatismo. Le forze di Catalogna planteano il tema del diritto di Catalogna a decidere, con due preguntas che van a essere planteate. Che è lo che passa? Hay una izquierda in Catalogna che tiene una posizione. In Catalogna, Unidad Popular, la sinistra legata ai movimenti, una sinistra nazionalista radicale e molto di sinistra, appoggiano il referendum, ma tentando di dargli un aspetto più sociale. Non appoggiano al governo di Mas. È sorto un nuovo movimento, dove ci sono dei campagni di rivolta globale, stanno intervenendo in una. Questo movimento si chiama Processo Costituyente. Processo Costituyente, lo che define. E che propone per il popolo catalano di decidere, ma su tutto. E sta avendo una intervenzione in relazione ahí con la SCUP, mantenendo una posizione più o meno SCUP. In Euskal Herria, in Euskadi, il problema. Nei Paesi Baschi, il problema è un po' diverso. Ci troviamo con una sinistra separatista, l'ETA, che ha abbandonato la lotta armata per intraprendere una lotta istituzionale. E si è acabato, per dirlo in alguna maniera, il ciclo della lotta armata. Eso ha fatto che la organizzazione abbia passato di una linea politica. Bisogna tenere conto che l'ETA ha più di 1000 persone tra il carcere e l'esilio. La mobilización por temas sociales, por el tema de las reformas económicas que está habiendo, el tema de Europa. Quindi hanno deciso di abbandonare la lotta armata per un processo di istituzionalizzazione.
deja en la cárcel y en el exilio más de 1000 personas. Entonces, claro, llegar a un proceso donde dices el fin de la lucha armada, iniciar un proceso de institucionalización democrática. Ellos están hablando de que ahora estamos en una fase democrática de construcción de la alternativa democrática, se hablan del derecho a decidir, siguen planteando el tema este bueno, sí, plantean algunas alternativas sociales en las movilizaciones cuando hay y tal, sobre todo porque hay un sindicato. Nei Paesi Baschi c'è un forte sindacato di sinistra radicale. Entonces, con eso, efectivamente, lo que hacen es centrano tutta la loro linea politica sul processo di pacificazione definitivo. Vorrebbe dire negoziare e liberare tutti i detenuti politici. Quindi sono poco impegnati sul tema dei temi economici e della lotta contro il governo centrale. La sinistra nazionalista basca, a differenza della catalana, non ha il concetto di formare fronte comune con le altre sinistre e combattere insieme la politica del governo centrale. Ci sono stati degli scioperi generali spagnoli convocati per un certo giorno e loro, i baschi, proponevano un altro giorno, indebolendo così ai lavoratori. Ahí planteaban otro día, con lo que se debilitaban incluso las movilizaciones de los trabajadores. Hay una actitud un poco de no entender. C'è un'attitudine di non capire il bisogno di una lotta comune per combattere il governo e rovesciare l'attuale scacchiere politico. Invece, qual è il processo adesso, sia nelle campagne di movimento, ma sia il processo anche di costituzione di Podemos, che si comincia anche un po' a parlare in Italia. Bueno, como te planteo, all'inizio de los recortes. Quando il governo inizia a fare i tagli economici, di fronte alla mancata mobilizzazione dei sindacati, sorgono dei movimenti autonomi spontanei all'interno della classe lavoratrici, che furono chiamati maree. Gli impiegati statali, per esempio, formavano la marea nera, si mettevano una maglietta nera e scendevano in piazza a protestare. I medici formavano le maree bianche, i lavoratori dell'educazione le maree verdi. Questo movimento è un po' la continuazione del movimento 15M, più conosciuto in Italia come Indignati. Questo movimento di lavoratori si accorgono che con la sola mobilitazione non riescono a cambiare le cose. Solo con la mobilitazione, con l'esperienza di Brega, non stiamo conseguendo cambiare le cose. Entonces, un settore di persone indipendenti e di sinistra, e anche compagni di sinistra anticapitalista, decidono di creare un movimento politico che sorga dal basso, che cammini affiancato ai vari movimenti. Non che apparezca come rappresentazione di loro, sino che vaya in parallelo come un movimento politico di cara a accompagnare le mobilitazioni e che sia capace. Un movimento politico che sia capace di smuovere lo scacchiere politico spagnolo. Così si organizzano in una trentina di persone, ci sono compagni di sinistra anticapitalista, c'è gente anche molto conosciuta di sinistra, professori universitari, e c'è anche una persona molto conosciuta che ha un programma sulle reti sociali che si chiama La Tuerca ed è Pablo Iglesias. Lanciano una proposta: se ci sono 50.000 persone che sono d'accordo con un manifesto che si chiama Muovere la pedina per scombussolare lo scacchiere, che non siano politici professionali con tutte le corruzioni che abbiamo, non siano
robò la democrazia. E in questo manifesto ci sono una serie di motivazioni generali, perché è necessario un movimento politico, un movimento politico dal basso, perché ci hanno rubato la democrazia. E in questo manifesto ci sono 10 punti fondamentali, non me li ricordo a memoria. Nazionalizzazione delle banche, diritto all'autodeterminazione delle nazionalità e per esempio anche l'appoggio al referendum della Catalogna, la non professionalità della politica e la rotatività delle cariche. Quindi se ci sono 50.000 persone che sono d'accordo a presentare una candidatura alle europee con questo manifesto programmatico, Pablo Iglesias sarebbe disposto a lanciarsi per creare questo movimento dal basso. Si crea così la pagina dove la gente deve firmare, su internet naturalmente, a partire dal 20 gennaio fino all'8 febbraio. Il primo giorno, il 21 gennaio, già c'erano 60.000 firme. Immediatamente Iglesias si decide. Si continua comunque a raccogliere le firme. Così si entra in una seconda fase, che è quella della presentazione, dove si spiega il perché si vuole un movimento politico sociale dal basso e orizzontale, che i rappresentanti vengano scelti dalla gente con delle primarie. E questa è una presentazione, semplicemente, perché si pretende dalla gente che partecipi, che entri nel movimento. Che los representantes no sea que haya una horizontalidad, que los representantes se elijan, etcétera, etcétera, que haya primarias en caso de que haya elecciones ante las elecciones europeas, se va explicando todo eso y bueno, están yendo por ahí recorriendo miembros de Podemos y la idea es un poco, primero se monta Facebook. Così la idea si monta su Facebook e scopriamo che ci sono siti visitati da 1.000, 2.000, 5.000 persone, altri da 600, 700. Ma non è solo questo, perché iniziamo ad aprire dei circoli e comincia a moltiplicarsi i circoli, sia su Facebook, decine di circoli di base. Questa fase, che in principio iniziava il 9, come si adelanta tutto, con il libro delle firme e tal, pues nos encontramos che inizia a avere montones di circoli. Quindi il gruppo promotore... Quello che il gruppo promotore sta ora facendo è tentare di coordinare il tutto. Il gruppo promotore, in coordinazione con noi, con la gente che organizativamente noi stiamo appoggiando Podemos, è la unica organizzazione che credo che stiamo così appoggiando, entramos a montare Facebook provinciali e risulta che in parallelo nos aparecen dos o tres círculos también de Navarra, di gente che spontaneamente... Ad esempio in Navarra il gruppo promotore stava organizzando un circolo e risulta che parallelamente appaiono altri due o tre circoli di Navarra, di gente che spontaneamente ha messo in piedi un circolo suo e con tanto di Facebook. Quindi stiamo coordinando il tutto, creando un calendario. Quindi stiamo creando e coordinando il tutto. L'attuale fase è quella della creazione dei circoli e l'inizio della discussione del programma. La gente può, attraverso internet, partecipare alla creazione del programma. Abbiamo una bozza e dovrà essere deciso il programma definitivo. Poi si deciderà la candidatura. De cuál puede ser la cantidad. Entonces, lo interesante es que es un movimiento que... Questo movimento sta straripando. Facebook ha superato i 40.000 contatti in un solo mese. Mi gusta, el de Podemos tiene 50.000 en un mes. Ha conectado con la idea. Entonces, Podemos no intenta aparecer como alternativo a Izquierda Unida ni a Izquierda Alternativa a nadie. Incluso, se plantearía en un momento, hoy la realidad es que cada cual ha decidido, la izquierda, los nacionalistas han decidido presentar.
las elecciones de ellos por su cuenta y tal, entonces posiblemente... Por su cuenta, la izquierda se presenta por su cuenta. Sí, sí, porque no ha llegado a acuerdo, Esquerra Republicana no ha querido ir con ellos, y entonces uh-huh. ellos están planteando a las CUP parece que igual no se presenta, no hay un debate, uh-huh. tienen un debate y no han tomado la decisión todavía, pero la izquierda abertzale con algunos grupos menores nacionalistas del Estado español, como Izquierda Castellana y cosas de este tipo, igual se presenta a las, bueno, se presenta a las elecciones. Esquerra Republicana, pues se presenta como Esquerra Republicana, y Izquierda Unida adaptada con sus aliados históricos, que son la Junta Aragonesista, una serie de grupos con los que ya han montado lo que llaman Izquierda Plural en el Parlamento. Entonces, es difícil ahora que haya ahí un poco marco. Así todo, Podemos ha decidido estar con todas las fuerzas políticas a presentarles el proyecto, y no solo con todas las fuerzas políticas, sino con todos los movimientos sociales, porque lo que se quiere plantear es que eso vaya más allá de ser un movimiento electoral, sino un movimiento político. Pues es probable que después de las elecciones europeas, y dependiendo cómo vayan los procesos, haya incluso posibilidades de avanzar hacia un movimiento político donde incluso alguna de las fuerzas que se hayan presentado en las elecciones por separado se pueda llegar a búsqueda de acuerdos. Es algo muy ilusionante, que vamos a ver hasta dónde da. La sfida. Perfecto.